Finalmente siamo pronti a tifare Italia. Eccole, le pellette italiane, eccole qui pronte a salire sul tatami centrale del palazzetto di Rabat. Ripeto, a sinistra Teriana Donofrio, al centro Michela Pezzetti, a destra Carola Casale. Questa è la nuova formazione ormai ufficiale della squadra italiana femminile. Formazione che si è firmata, per così dire, la medaglia d'argento agli europei di quest'anno. Tra l'altro, guardate un po', stanno riprovando praticamente la testa finale degli europei. Questa loro formazione è completamente nuova, non solo per quanto riguarda proprio la triade formata, che comunque si conoscono da un po', ad esempio Carola Casale fa parte insieme con Michela Pezzetti della squadra anche delle Fiamme Oro. Invece Teriana Donofrio già faceva parte della squadra anche ancora prima, quando c'era anche Sara Battaglia insieme a Michela Pezzetti. Ma quello che dico è proprio il triangolo. Normalmente quella centrale sta loro hanno avanti e dietro, invece loro hanno proprio la forma triangolare opposta, quindi partono con le due più giovani, le due piccolette davanti e Michela dietro, quindi lascia tutto guidare a loro. E questo, sappiatelo, è qualcosa di innovativo, eh? Innovativo a livello, almeno questo è stato così, a livello europeo. E ancora una volta lo portano anche qui in finale a Rabat. E adesso proveranno nuovamente i loro bunkai, quello su cui hanno avuto qualche problemino durante gli europei, principalmente per la differenza anche fisica tra di loro. Vedete quanto è alta poi Michela Pezzetti, quanto invece più bassa ad esempio Carola Casale e Teriana Donofrio. È una via di mezzo, quindi anche difficoltà in base a distanze e a misure prese ce n'è in abbondanza. Ma loro guardate qua che livello, cioè adesso ve lo lascio proprio godere fino alla fine. No, che peccato. Ah, dovremmo mandare una bella letterina a quelli di Rabat, dal Marocco. Speriamo che recuperino presto. Ecco che è tornato di nuovo il segnale. Ecco, ci avviciniamo alla chiusura. Brave ragazze, anzi vede che hanno lavorato molto, molto, oltre ad aver lavorato tantissimo anche per gli europei, ovviamente, dagli europei ad oggi. Comunque è passato nemmeno un mese,
hanno di nuovo lavorato tantissimo, hanno già migliorato i difetti che avevano dimostrato di avere durante la finale degli europei. E io sono certa che possono fare sempre, sempre meglio, perché la cosa che le differenzia è che hanno un ampio margine di crescita. Questa nuova formazione avrà una lunga strada davanti a sé. Ora attendiamo semplicemente il giudizio, io credo che non ci sia storia, ma attendiamo. Assolutamente così, confermano la vittoria quindi che avevo già nella mia testa del nostro team rosa, assolutamente e nettamente superiore rispetto al team russo. Quindi medaglia d'oro qui alla terza tappa di Rabat per queste tre splendide ragazze, Michela Pezzetti, Teriana D'Onofrio, Carola Casale, che continuano a lavorare e a lasciarci veramente sempre col sorriso stampato sulle labbra, ed ecco che hanno battuto il loro 10 magico con Roberta Sodero, che con loro lavora veramente tutti i giorni, così come lei lavora anche con Viviana Bottaro veramente tutti i giorni, sempre per migliorare e arrivare a questo tipo di soluzioni e questo tipo di risultati. Grandi ragazze!